in comunicazione. Il linguaggio dei media visto da Massimiliano Padula. Una produzione Radio Più. Un saluto agli amici di Radio Più. Un'altra espressione di questo tempo, di questa contemporaneità, è social network. Che cosa sono i social network? Sono delle reti sociali, appunto, ossia sono degli spazi online nei quali l'uomo può creare connessione. Molti associano la parola social network al social network più importante, cioè Facebook, ma esistono tanti social network. Facebook è un social network cosiddetto proteiforme, generalista, nel quale ognuno di noi può relazionarsi, può informarsi, può incontrare tante persone, ma esistono tanti altri social network. Pensiamo a Twitter, un cosiddetto social network di microblogging con pochi caratteri, prima erano 140, adesso sono raddoppiati, possiamo comunicare qualcosa. Pensiamo ad Instagram, un altro social network che attraverso una fotografia fotoritoccata comunica il nostro essere, comunica i nostri desideri, quello che siamo e quello che stiamo facendo. Oppure pensiamo al cosiddetto instant messaging, ossia tutta la messaggeria istantanea, pensiamo a WhatsApp, a Messenger o a prodotti similari che caratterizzano, nolenti o volenti, le nostre esistenze, la nostra quotidianità. Come approcciarci ai social network? Esattamente nello stesso modo in cui ci approcciamo a qualunque relazione. I social network possono essere delle grandi opportunità di comunicazione, ma possono anche diventare delle opportunità di non comunicazione, oppure di una comunicazione diseducativa. L'esempio che più volte possiamo fare è quello dei gruppi su WhatsApp. Molto spesso sui gruppi WhatsApp noi eliminiamo i classici filtri della nostra esistenza, ossia il buon senso, la pazienza, la tolleranza, e ci esprimiamo senza filtri, a volte creando delle ambiguità, a volte creando dei conflitti, degli equivoci. Quindi è importante anche sui social network ribadire e risottolineare la necessità educativa. Soltanto attraverso un processo integrale che riguarda l'uomo, anche la nostra vita sui social network, e quindi un post, un tweet, una foto su Instagram, un messaggio su WhatsApp, potranno essere dei contenuti positivi che hanno una profonda valenza educativa e positiva.